Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. L'aggressione con acido, conosciuta anche come vitriolage, come viene chiamata in Francia, è l'orrenda pratica della deturpazione di vittime finite nel mirino di una particolare categoria di aggressori. I casi italiani più noti vedono coinvolti William Pezzullo, aggredito il 9 settembre 2012 dalla ex fidanzata Elena Perrotti e da un suo complice a Travagliato, in provincia di Brescia. La donna ha scontato una pena di 8 anni. Poi c'è il caso di Jessica Notaro, aggredita sotto casa sua a Rimini il 10 gennaio del 2017 dall'ex fidanzato Edson Tavares, che è stato condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione. Un caso analogo è avvenuto il 16 aprile del 2013, che vi ho già raccontato su questo canale, è quello dell'avvocato Lucia Annibali, sfregiata al volto da due malviventi inviati dall'ex compagno e collega Luca Varani, il quale non aveva accettato la fine della loro relazione. Luca Varani è stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione. Un altro caso molto famoso ed eclatante è quello della coppia dell'acido, di Alexander Böcher e Martina Lovato, responsabili nel 2014 di 3 aggressioni con l'acido contro ragazzi con i quali Martina aveva avuto rapporti sessuali prima di Böcher. Sono stati condannati entrambi a 14 anni di reclusione. Le aggressioni con sostanze acide sono atti di estrema efferatezza, scatenati da motivazioni di tipo passionale. Non si tratta di semplici atti aggressivi, ma comprendono un risentimento assoluto del carnefice verso la sua vittima. Un sentimento fuori dal normale, smisurato, come una molla che scatta dopo essere stata caricata al limite. Il carnefice sente la necessità di aggredire la sua vittima rendendola praticamente irriconoscibile, una sorta di cancellazione, di distruzione dell'altro. Il vitriolage, oltre a questa rabbia distruttiva, include altri motivi chiave, come il desiderio di rovinare la vittima, di renderla inumana attraverso la deturpazione del suo volto e del suo corpo, per farle perdere la dignità di appartenere al genere umano, squalificarla al massimo livello, magari lasciandola in vita in un corpo devastato. E poi c'è l'intenzione da parte del persecutore di ricordare alla vittima la gravità dell'ipotetico errore commesso nei suoi confronti. E in ultimo, ma non meno importante, è quello di essere ricordato dalla vittima in maniera indelebile, come lo è la devastazione del loro corpo. Ma quale tipologia di persona può arrivare ad aggredire in questo modo? Una rabbia di questo tipo è prerogativa del narcisista patologico, quando questo viene svalutato o ferito. Essere lasciato non significa semplicemente essere messo davanti alla fine di una relazione. Per queste persone, per queste personalità, essere lasciato significa essere annientati sul piano psicologico, essere ritenute persone indegne di vivere e di stare tra la gente e con la gente. Un rifiuto del partner equivale a essere considerati incapaci e indegni di vivere. Vengono travolte da una vergogna e da un senso di impotenza tale da azzerare il senso stesso della loro vita. Il loro mondo crolla e non a caso molti narcisisti sperimentano gravi depressioni e attacchi di panico in queste situazioni, unitamente a una rabbia cocente per chi li ha fatti soffrire in quel modo. In taluni casi questa forza autodistruttiva si traduce in comportamenti distruttivi verso il partner. La storia di Lucia Annibali ve l'ho già raccontata. Oggi vi racconto la storia di Giuseppe Morgante. Nel novembre del 2018, Giuseppe Morgante, un trentenne di Gallarate che lavora in un supermercato, conosce la 38enne Sara Del Mastro sull'app di incontri Badoo. Dopo una serie di messaggi scambiati online, i due decidono di incontrarsi e si frequentano per un mese e mezzo. I due inizialmente stanno bene insieme. Giuseppe non ha notato nulla di strano in Sara, che anzi sembra una persona molto dolce, tranquilla. Dopo qualche settimana però gli atteggiamenti di Sara cominciano a cambiare.
Sara si rivela essere apprensiva e soffocante e vuole che i due si vedano ogni giorno. Controlla Giuseppe 24 ore su 24, lo segue sul posto di lavoro ed è estremamente gelosa. Giuseppe decide così di chiudere sul nascere quell'insana relazione, nata per caso su internet. Giuseppe vuole chiudere il rapporto serenamente, ma questo scatena un incubo che durerà 6 mesi e cambierà per sempre la sua vita, perché il rifiuto di Giuseppe scatena la follia di Sara, che si trasforma in una stalker. Giuseppe la blocca sul telefono, ma lei non demorde, anzi, comincia a chiamarlo con l'anonimo, oppure a contattarlo online, con molti profili diversi. Sara infatti si creava tantissimi profili per poter continuare a stalkerizzare Giuseppe. Con il passare del tempo la situazione non migliora, precipita. Sara comincia a cercare ogni tipo di contatto con Giuseppe, sia online che fisicamente. Ogni volta che esce di casa Giuseppe se la ritrova intorno, non riesce nemmeno a capire come faccia a conoscere in ogni istante la sua posizione. Se la ritrova alle spalle anche quando al supermercato gli cambiano improvvisamente il turno di lavoro. Sara diventa sempre più aggressiva e dalle minacce di morte inviate dai vari profili social arriva a bucare le gomme a Giuseppe, ma non una, due o tre volte. Giuseppe arriva a cambiare il treno delle gomme ben 11 volte. Sara arriva a chiamare Giuseppe anche 800 volte in un giorno. La situazione, già molto grave, peggiora quando Giuseppe inizia un'altra relazione. Sara in qualche modo viene a saperlo e contatta la nuova ragazza di Giuseppe dicendole di essere incinta di lui e, fatto ancora più grave, comincia a minacciare anche lei. Ora Giuseppe comincia a temere anche per l'incolumità dei suoi cari. Cerca di parlare con Sara e di capire il motivo di quei comportamenti totalmente sproporzionati, fuori luogo, ma ottiene soltanto risposte sconclusionate. Alla domanda sul motivo per il quale gli aveva tagliato le gomme, una delle risposte più agghiaccianti di Sara è stata: «Volevo semplicemente darti un po' del male che stavo provando io in quel momento». E tu sei sincera con me, giusto? Sì. Ti ho visto per caso, ti ho visto che eri in macchina. Perché sono andata alla bus Arfizio. Però perché sei tornata indietro? Perché sapevo di verità. Per cosa? Per vedermi? Sono passati 6 mesi, Sara, 6 mesi. Io sono stanco. Ma io ti ho fatto il mondo, lo so. Ma perché me l'hai fatto? Non lo nego. Perché io volevo che passavi un quarto del male che avevo io dentro. Quando tu facevi profili falsi, perché mi scrivevi ti ammazzo, uomo di merda? Che senso aveva? Perché ti ripeto... Volevi spaventarmi? Ma... Anche, dai. Però io ti dico solo una cosa per te. Ho sbagliato. Le gomme bucate, perché a me? Volevo semplicemente darti un po' del male che avevo io in quel momento. Hai gioito, non so, cosa hai sentito? Hai fatto la figura di merda. Sì, perché mi hai beccato. Io, a me mi sembra un incubo. Io c'ho paura di uscire. Io voglio capire da me cosa che vuoi. Non lo so nemmeno io. Forse ho troppo paura di perderti. Ma tu seriamente mi vuoi aiutare, sì o no? Non continuare, io quello non voglio. Chiederti aiuto, secondo te, è continuare? Giuseppe a questo punto decide di sporgere denunce ai carabinieri e ci va accompagnato dal fratello e da un cugino, ma non fa in tempo nemmeno a uscire dalla caserma che Sara è lì fuori ad attenderlo, per nulla intimorita dai carabinieri, i quali non le dicono e non le chiedono nulla, neanche su richiesta di Giuseppe. I carabinieri la lasciano fare. Giuseppe si rivolge anche alla polizia, che a sua volta non fa nulla. A questo punto è il fratello di Giuseppe che, preoccupato, si rivolge alla trasmissione televisiva Le Iene. Veronica Ruggeri, l'inviata della trasmissione, intervista Giuseppe e riesce a incontrare Sara e a parlare con lei. Giuseppe a Veronica racconta il suo calvario, che avrà un epilogo che nessuno aveva immaginato, ma che, forse, così inimmaginabile non lo era. Quando Sara parla con Veronica, esprime senza mezzi termini l'ossessione che ha nei confronti di Giuseppe e poi racconta tutta una serie di bugie, come quella che sta crescendo da sola la figlia di 8 anni perché suo padre è morto, ma non è vero, nessuno è morto. Racconta anche di essere incinta di 7 mesi,
ma è evidente che non è in stato di gravidanza. Veronica le fa fare un test di gravidanza, che ovviamente è negativo. Ma anche con il test negativo in mano, Sara nega l'evidenza. Sara si renderà conto solo dopo di essere stata ripresa con le telecamere nascoste delle Iene e si muove legalmente affinché la trasmissione non venga messa in onda. Il brutale epilogo di questa vicenda avviene la sera del 7 maggio 2019 in Via dei Pioppi, a Legnano. Sara Del Mastro, dopo mesi di persecuzione nei confronti di Giuseppe, lo ha seguito per l'ennesima volta, dopo che era uscita alle 20:30 dal supermercato in cui lavora. Non vedendolo arrivare a casa, la madre di Giuseppe, allarmata perché ormai tutti in famiglia sono coinvolti e vivono nella paura di quello che potrebbe fare Sara, lo ha chiamato e così il ragazzo l'ha informata che Sara lo sta seguendo, lo sta pedinando. Il fratello di Giuseppe allora per sicurezza lo aspetta davanti al portone, ma questa premura non è sufficiente. Giuseppe arriva, parcheggia l'auto e Sara, che è già lì ad attenderlo, lo invita dal finestrino della sua auto ad avvicinarsi perché vuole scusarsi. In pochi attimi gli scaglia un bicchiere di acido in faccia. Una questione di pochi secondi. Sara scappa subito a bordo della sua auto e raggiunge la caserma dei carabinieri, dove denuncia quello che è appena accaduto. Per Giuseppe, invece, inizia un incubo, un calvario senza fine. Viene soccorso subito e accompagnato d'urgenza prima all'ospedale di Legnano e poi al Niguardia, con ustioni sul torace, sul braccio sinistro e sul viso. Il liquido gettato a Giuseppe è stato analizzato. Si tratta di acido solforico. Il 25 maggio 2020 il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Sara Del Mastro a 7 anni e 10 mesi di carcere, più 2 anni di libertà condizionata, per aver aggredito e sfregiato Giuseppe Morgante. L'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere, mentre l'avvocato di parte civile, Domenico Musicco, aveva chiesto una condanna più pesante, a 12 anni, chiedendo che venisse riconosciuta anche l'aggravante della premeditazione. Secondo le motivazioni della sentenza, Sara, che ha potuto usufruire del rito abbreviato, ha agito per tentare di scongiurare che andasse in onda il servizio delle Iene sul loro caso. Sara temeva di perdere la figlia, che era già segnalata ai servizi sociali, ed era spaventatissima all'idea che la vicenda dello stalking nei confronti di Giuseppe Morgante finisse in TV. La trasmissione sarebbe dovuta andare in onda proprio la sera in cui è avvenuta l'aggressione. A Sara è stato diagnosticato un disturbo borderline della personalità che si manifesta con esplosioni di rabbia incontrollata, con l'incapacità di elaborare situazioni di perdita e di abbandono e in atteggiamenti disforici, anche se è stata appurata la sua capacità di intendere e di volere mentre aggrediva Giuseppe. Sara è stata condannata anche a versare un risarcimento nei confronti di Giuseppe di soli 20.000 euro. L'avvocato di Giuseppe non ha fatto ricorso per ottenere una cifra superiore, in quanto Sara risulta essere nullatenente. E Giuseppe? Giuseppe ha patito le pene dell'inferno. Ha dovuto chiedere un'aspettativa al lavoro di un anno e subire decine di interventi. La pandemia del Covid poi non ha aiutato perché ha dovuto rinviare un importante intervento funzionale che doveva subire al collo e al viso e ha perso l'uso di un occhio. In questi casi gli interventi funzionali sono garantiti dal nostro sistema sanitario nazionale, mentre gli interventi di chirurgia estetica no e, come potete immaginare, sono estremamente costosi. Se non si riceve un risarcimento, come è successo a Giuseppe, perché l'aggressore è nullatenente, le spese sono a carico della vittima. E se la vittima non ha le possibilità economiche? Oltre alle spese per gli interventi, ci sono anche tutte le altre spese, quelle per le creme, per i collieri, per le visite e per le cure. E i soldi che vengono concessi come invalidità dallo Stato a malapena coprono queste. Giuseppe e il suo avvocato Domenico Musicco si stanno muovendo facendo appelli per istituire un fondo per le vittime di aggressione violenta, un fondo che funzioni veramente e che sia simile ad esempio a quello per le vittime della strada.
Io ritengo che in questi casi intervenire con la chirurgia estetica per cercare di ottenere un aspetto quanto più simile possibile a quello che la vittima aveva prima dell'aggressione sia fondamentale per riuscire ad affrontare il trauma e per la salute anche mentale di una persona. Non si tratta certo di un vezzo estetico e dovrebbe essere a carico del nostro sistema nazionale nel momento in cui il colpevole dell'aggressione non è in grado di sostenere la spesa. Giuseppe non è stato protetto adeguatamente prima dell'aggressione dalle istituzioni e successivamente era stato lasciato solo ad affrontare queste spese mediche. Sono venute in suo soccorso ancora le Iene, aprendo una raccolta fondi il cui link vi lascio nell'info box nel caso in cui abbiate voglia di fare una donazione per Giuseppe. Giuseppe è stato aiutato anche da diverse associazioni contro la violenza sulle donne, tra le quali la Fondazione Doppia Difesa, fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, che ha avviato un progetto insieme a Jessica Notaro, un progetto pilota per aiutare anche gli uomini che sono vittime di sfregi permanenti, destinando dei fondi per sostenere le persone che hanno subito queste violenze in ambito familiare o all'interno dei rapporti di coppia e non hanno la possibilità di pagarsi le spese mediche. Subito dopo l'aggressione Giuseppe è stato contattato sia da Jessica Notaro che da William Pezzullo, che gli hanno offerto un supporto emotivo. E Sara? Sara Del Mastro attualmente è detenuta nel carcere di Bollate, dove si è sposata con una cerimonia segretissima un paio di mesi fa. Si è sposata con un detenuto della stessa casa di reclusione. I due si sono conosciuti durante le attività dell'area trattamentale, gli unici spazi in cui la sezione femminile può incontrare quella maschile. Sono stati autorizzati ai colloqui interni e hanno coltivato un rapporto speciale, chiaramente solo platonico, ma molto, molto profondo, al punto di decidere di sposarsi. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché molto spesso nella sezione della community lascio gli aggiornamenti sui casi. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!